La quinta commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il 13 settembre 2011 ha approvato a maggioranza il disegno di legge sull'unione dei comuni montani con i voti favorevoli del PDL e dell'UDC. Un disegno di legge discusso e criticato che ha raccolto subito il malumore di parte della montagna friulana, dalla pedemontana pordenonese alla Carnia udinese. In questo momento abbiamo dei grandi problemi che poi sono i problemi di tutta la montagna. Prima di tutto è lo spopolamento, che è una cosa endemica, per la quale a questo punto mi pare non possiamo fare null'altro se non fare quello che facevano i patriarchi nei tempi passati, cioè prendere delle nuove popolazioni e ripopolare. Io credo che non ci sia null'altro da fare. Poi ci sono dei problemi che riguardano la struttura in sé della montagna, fatta di paesi in alta montagna e dei paesi di fondovalle. E pare che per i paesi di alta montagna ormai quasi non ci sia più possibilità di sopravvivenza. C'è una qualche possibilità per i paesi di bassa, per i paesi del fondovalle. Però per i paesi di fondovalle bisogna che ci sia un'economia adeguata, perché in montagna non si può impiantare qualsiasi tipo di economia. Ci vuole, e soprattutto qui, un ripotenziamento dell'artigianato, una revisione per quanto riguarda globalmente, soprattutto per la Carnia, il turismo, e poi bisogna che ci sia un adeguato sviluppo anche di tutto quello che è lo sfruttamento delle risorse, dell'acqua, del marmo, eccetera. Ma qui siamo ancora all'età della pietra, su questo senso. Cosa ha fatto, che cosa sta facendo, che cosa invece lei, secondo lei, dovrebbe fare per aiutare veramente la montagna? Quali sono le lacune delle leggi regionali? A mio avviso la regione in questo momento ha tagliato completamente la montagna, è fuori dai suoi orizzonti, dai suoi interessi, questa è la verità. Tutto il resto poi è sotto gli occhi di tutti, dalla soppressione delle comunità montane sostituite con unioni di comuni, che poi è la stessa, cosa, anzi di meno. È di questi giorni la notizia che in pratica Agemont, questa agenzia per lo sviluppo della montagna, è in subordine a tanti altri elementi, e mi pare tutto sommato che la stessa previsione dell'azienda territoriale unica, della grande azienda, penalizza soprattutto la montagna, perché non è possibile che quelli di Forni di Sopra, di Forni a Voltri, questi cittadini abbiano gli stessi trattamenti di quelli di Talmassons, di Lestizza e di Carniacco, che sono paesi vicino a Udine. Cioè, non è pensabile che i cittadini vengano valutati come soggetti, individui, no? Bisogna tener conto di tante altre variabili, tra cui il territorio e come il territorio è composto e quali sono le potenzialità già presenti sul territorio e via avanti. Per cui in questo senso mi pare che non ci siamo assolutamente. Noi nel 2006 avevamo già fatto un documento in questo senso, ne abbiamo fatti poi diversi altri in questi anni. Pare che dobbiamo riprendere da capo tutto il cammino per difendere la sanità in questo territorio. Noi chiediamo, e poi verrà detto anche da qualcun altro in maniera più completa di quanto lo posso dire, noi chiediamo che in questo momento la montagna abbia la sua azienda sanitaria, punto e basta. Allora, è inutile fare grossi proclami e poi non ci si rende conto che i piccoli paesi hanno difficoltà oggettive per raggiungere la sanità, per raggiungere il posto di lavoro, la scuola. Sono immense il territorio è immenso, gli abitanti sono pochi, ma proprio per questo la montagna deve essere aiutata in modo significativo.
di varie soluzioni. Si farà, non so, la riforma di questi enti locali, che è in predicato ma ancora non è giunta alla conclusione. Si farà l'unione dei comuni, in cui beni e servizi verranno estesi a comuni diversi, con un comune capofila. Per cui aspettiamo l'evolversi di questa situazione. Certo è che la pianura deve ricordarsi anche della montagna. Adesso da un paio d'anni si parla, ed è stato prodotto da poco un disegno di legge regionale, approvato mi pare in commissione, di istituzione in luogo delle comunità montane esistenti di unioni dei comuni, che nel caso della Carnia coincidono con la comunità montana come territorio, nel resto del territorio regionale non c'è una perfetta coincidenza. L'unione dei comuni non è in realtà un ente molto diverso come poteri e competenza dall'attuale comunità montana, non si riesce a intravedere in questo ente l'ente che potrebbe, diciamo, guidare il rilancio del territorio. Non l'ho ancora visto, chiaramente, né attuato, quindi non possiamo dire quali saranno gli sviluppi, quali saranno le conseguenze per il nostro territorio, non lo possiamo dire con certezza. Possiamo immaginare che non sono senz'altro gli strumenti che possano consentire guidare il rilancio. Poteva esserlo la provincia? A nostro avviso sì, perché aveva un'autorevolezza e un'autorità derivante dall'elezione diretta, dal fatto che è il popolo che investe direttamente gli eletti del governo del territorio, quindi aveva poi l'autorevolezza anche politica di fare delle scelte per l'intero territorio. L'unione dei comuni, ancor più che la comunità montana della Carnia, la comunità montana, è fatta dai comuni. È uno strumento che può andar bene in determinate condizioni per gestire meglio i servizi dei singoli comuni o quelli già adesso gestiti dalla comunità montana. Non riesco a vederlo come strumento, appunto, per programmare validamente il futuro. Per la Regione il provvedimento, alla luce della disciplina nazionale, persegue la finalità di razionalizzare l'assetto, muovendo dall'esigenza di superare l'esperienza delle comunità montane, peraltro in Carnia commissariata dal 2009, per rafforzare l'offerta sul territorio, favorire l'autogoverno delle comunità, migliorare la produttività in un percorso frutto di un'interazione dell'amministrazione regionale con i sindaci. Non tutti però la pensano così. In montagna qualcuno si fa una domanda. Se le comunità montane chiuse erano 4 ed ora le unioni dei comuni sono 9, considerato che in ogni unione dei comuni sono previsti un presidente e un direttore generale, il risparmio sarà maggiore o minore al netto del personale? E quali saranno le opportunità per il territorio montano del Friuli Venezia Giulia, che troppo spesso si sente dimenticato e perso alla luce di un lento ma continuo spopolamento di costi sempre più elevati? A farne le spese prima di tutto sono le imprese. Lei è anche un imprenditore. Quali sono, dal punto di vista di un imprenditore, i problemi della montagna friulana adesso? Vede, abbiamo tutti i problemi dell'industria che ci sono in questo momento, e non elenchiamoli perché sennò domani mattina siamo ancora qui a elencarli. Con in più un aggravante, che il vivere in montagna costa di più per maggiori costi di strada, a portare su la merce e a esportarla, maggiori costi di lavorazione perché le maestranze devono fare più chilometri per rendersi a lavorare, maggiori costi per le costruzioni dei capannoni, maggiori costi di riscaldamento.
a fronte di tutti questi maggiori costi non c'è nulla. L'ente di sovvenzione lorda, che misura il grado di sovvenzione che le autorità, sia regionali che nazionali che comunitarie, danno, è uguale a quello della pianura. Quindi mi dica lei, perché uno deve andare a investire a Rigolato o a Paluzza quando può investire nella pianura con minori costi di trasporti, minori costi di trasformazione? Quindi questo è il vero problema, non c'è nulla. E quindi cosa sta succedendo alla montagna? Quello che accade, le aziende se ne vanno, piano piano, uno alla volta, se ne vanno, anche le più piccole. Le grandi non crescono perché non c'è la convenienza per aumentare e quindi si spopolano. Si spopolano le fabbriche, si spopolano le scuole, si spopolano i paesi. Questo accade alla montagna. Lei che impresa ha? Ondulati del Friuli. Faccio scatole, cartone, imballaggi di cartone. Quanti dipendenti, operai che lavorano per lei? 200. Ecco, avevamo uno strumento a disposizione che era un po' particolare per i problemi dell'imprenditoria in montagna, l'Agemont. Però per una serie di motivi da un po' di tempo non funziona, prima non era finanziato, poi hanno discusso per anni se in-house, cioè se dovesse diventare un ufficio regionale praticamente, o se doveva restare un'azienda anche con capitale privato. Alla fine, nonostante i nostri pareri contrari, hanno optato per portarla in-house e si sono accorti adesso che non può operare se non per singoli argomenti, per singoli temi, per cui adesso viene praticamente smembrata e perde tutta quella che era la sua operatività. Ma l'Agemont è da oltre 20 anni, ha funzionato abbastanza bene per i primi 10-15 anni e adesso si è di nuovo bloccata e adesso viene smembrata. Gli imprenditori, dopo avere sostenuto sempre a gran voce che le funzioni dell'Agemont vadano rivitalizzate e proposte, alla fine non sono riusciti a farsi capire e adesso sembra addirittura che l'Agemont venga chiusa. Dottoressa, questa azienda unica, questa azienda sanitaria unica, che cosa porterà qua nella montagna? Purtroppo creerà un distacco che secondo noi porterà a conseguenze imprevedibili, probabilmente dannose, tra la parte di cura riservata agli acuti, cioè l'ospedale, e il territorio circostante. Perché è vero che gli ospedali rimarranno gli ospedali di rete, però il fatto che ci sia una diversa direzione, una diversa gestione tra l'ospedale, l'acuto e il territorio, cioè la richiesta, il cronico, porterà probabilmente a un non ottimale percorso di cura integrato.
Ad esempio, qui a Tolmezzo, quando c'è la dimissione di un paziente che viene ricoverato per un problema acuto, il paziente viene preso in carico immediatamente dopo anche dai servizi territoriali, dal medico di base, dal distretto. C'è una continuità di cura che accompagna delle persone che in montagna sono purtroppo fragili. Questo è il grosso problema nella dicotomia ospedale-acuti, territorio cronico. Che cosa servirebbe invece alla montagna? La montagna in questo modello di azienda territoriale integrata con l'ospedale sta funzionando bene, quindi direi che dal punto di vista nostro, potenziando la domiciliarità e la territorialità, il nostro modello non dovrebbe essere più di tanto toccato. È chiaro che la nostra zona orogeograficamente è sfavorita, perché per seguire assistenzialmente e socialmente dei pazienti, degli utenti in alta montagna ci vogliono degli operatori sanitari che prendano la macchina, ne facciano tanti chilometri, quindi possono seguire meno pazienti perché impiegano tanto tempo in macchina e quindi ci vogliono molti operatori sanitari. Però migliorando un po' la rete di assistenza e la rete del sociale, il nostro modello funziona e quindi non siamo disponibili a ritoccarlo, sicuramente per un servizio che non sarà così efficiente come adesso e così virtuoso, perché non dimentichiamo che la nostra azienda da sempre è stata economicamente virtuosa e ha sempre poi parzialmente reinvestito, ma spesso restituito i soldi alla regione perché virtuosa. Lei ha sollevato il problema del turismo per la Carnia rispetto ad esempio ad altre zone di montagna, anche ad altre regioni come ad esempio il Veneto, il Trentino Alto Adige. Perché secondo lei? Ma qui noi potremmo offrire qualcosa di eccellenza, perché la montagna friulana, la montagna carnica, è rimasta sempre un po' dislocata da questi grandi centri che hanno avuto degli sviluppi, ecco. E ora credo si potrebbe riscoprire con quelle particolarità, come un tesoro tenuto e conservato con le sue ricchezze e ancora con le sue specificità, con la sua identità propria. E a me pare che questo possa essere uno scrigno straordinario che deve essere ancora aperto e scoperto dalla nostra gente. In questo senso credo che il turismo qui in Carnia potrebbe avere qualche carta in più da giocare anche sui grandi mercati del turismo in questo momento, senza snaturare quello che è lo specifico, quello che potrebbe essere l'offerta, e che è l'offerta del silenzio, del raccoglimento, delle valli non molto aperte, rinchiuse, ma anche ma direi che conservano ancora una loro naturalezza propria, che conservano tutto il sapore dei tempi antichi. Cioè, secondo me, noi friulani non sappiamo vendere il nostro territorio. Questo è un difetto che abbiamo. Adesso noi stiamo costruendo un infopoint, abbiamo dato una delega a un assessore perché lavori proprio in questo senso, con il turismo, perché le nostre Dolomiti non sono niente di meno delle Dolomiti molto più note, hanno dei luoghi, delle caratteristiche che ci invidiano tutti, però sono poco conosciute. Io l'altro giorno sono andata a fare la Marcia della Pace e ho trovato gente che conosceva Erto, che conosceva Claut, che conosceva la Valcellina, però ci hanno detto siamo in pochi che conosciamo questi piccoli tesori. Pertanto adesso stiamo lavorando affinché a fare dei pacchetti, a metterci insieme per valorizzare proprio il territorio e spenderci meglio. Assieme anche a Lega Ambiente stiamo facendo una carta dei sentieri. Il volontariato, il Circo del Volontariato dell'Anziano ed altri hanno proprio pulito i sentieri, non solo parlare, anche praticamente ed è una cosa meravigliosa. Hanno messo delle segnalettiche, puoi fare delle passeggiate senza parlare delle piste ciclabili, altro cosa molto importante del nostro territorio. Thank you.
Ecco, noi abbiamo creato questa assemblea, siamo una commissione di questa assemblea che raggruppa una decina di persone e abbiamo creato quattro branche di studio all'interno di questa commissione che poi si è allargata a tutte le persone di buona volontà che vogliono contribuire. Abbiamo lavorato circa mediamente una settantina di persone, quindi un grosso lavoro, abbiamo fatto due volumi, abbiamo presentato il nostro lavoro sul territorio con delle assemblee affollatissime di persone, ma affollatissime anche di autorità, non solo civili, militari, ecclesiastiche, tutti anche da fuori regione. Tanto che sembra che il nostro modello, il nostro impegno abbia prodotto anche dei buoni effetti. Il nuovo vescovo difatti ha istituito una commissione per il bene comune a livello diocesano e un po' sul nostro modello, se vogliamo, e ha chiamato una parte di noi anche a collaborare, a portare, a mettere a disposizione di questa nuova commissione il lavoro che abbiamo fatto noi, le esperienze vissute, ma anche proprio il lavoro, le soluzioni, le nostre proposte e il nostro lavoro. Ecco, questo è, diciamo, l'Assemblea per la Montagna per adesso. Quindi noi continuiamo come nostra Assemblea per la Montagna. In più collaboriamo con questa diocesi. Di fronte a quello che sta succedendo, i vari tagli e tutte quante queste nuove leggi che la Regione ha messo in piedi e che non vanno forse a favore del territorio montano, come si pone questa assemblea? Critica. La frase che abbiamo usato per definire questa è che ci voleva più coraggio, abbiamo detto. Dopo anni di commissariamento, dopo il secondo commissariamento, ad esempio, della comunità montana, ci voleva più coraggio per trovare una soluzione che, e noi l'avevamo proposta e l'abbiamo riproposta, che voleva essere una soluzione non solo per la parte montana, ma essendo la parte montana una parte dell'intero Friuli, poteva essere un modello e speriamo che sia un modello da riproporre anche per le altre zone della nostra regione. Il nostro criterio guida è l'omogeneità e diciamo a territori omogenei corrispondono problemi omogenei e soluzioni omogenee. Quindi in sostanza, in parole povere, i problemi della montagna devono essere affrontati, studiati, risolti e proposte soluzioni da quelli che abitano la montagna, con il contributo di fuori, ma non imposti da fuori. Siamo arrivati ormai, diciamo, all'idea che per affrontare in maniera costruttiva le problematiche della montagna dobbiamo coordinarle con tutto il futuro del territorio del Friuli, perché diciamo, la montagna, almeno per la nostra diocesi, comprende oltre il 50% del territorio e quindi il modo con cui si sta in montagna inevitabilmente ha un'influenza sul modo con cui si sta in tutto il Friuli. Per questo, a 10 anni dall'Assemblea dei Cristiani della Montagna, abbiamo intenzione di rilanciare una riflessione che parta dalle problematiche, chiamiamole, della montagna e che però apra l'attenzione a tutta la situazione del Friuli, evidenziando quelle che sono oggi diciamo le sfide più importanti per questo territorio e per questa popolazione.
questo è un po' il contributo che la Chiesa diocesana vuol dare anche alla società civile per sollecitare tutti a una riflessione approfondita. Speriamo che a questo contribuisca anche il prossimo convegno che faremo il 21 ottobre con la presenza del ministro Tremonti e del professor De Ritta, che contribuisca proprio a questo convegno ad aiutarci ad aprire gli occhi e a mettere a fuoco alcune, come chiamavo, sfide fondamentali oggi per il territorio del Friuli, ecco, dentro le quali naturalmente è compresa anche la situazione della montagna. E c'è chi per scelta, passione e attaccamento al proprio territorio decide non solo di rimanere a vivere in montagna con marito e figli piccoli, ma addirittura di trasferirsi in un paesino delle colline carniche, un borgo di 50 case, dove silenzio e pace si mischiano all'odore del fieno e dei pascoli ancora abitati da mucche lasciate vivere liberamente. Claudia, lei è madre, moglie, lavoratrice, dove abita? A Colza, una frazione di Enemonzo, è un paesino di 50 abitanti nelle colline carniche. Lei viveva prima dove? A Tolmezzo. E come mai la scelta di spostarsi in questo paesino? Beh, perché c'era comunque la casa dei nonni materni, Tolmezzo comunque in appartamento non è proprio il massimo e pensando anche ai bambini, la casa era meglio in campagna. Com'è vivere in un paese di 50 abitanti? Bello, normale, niente di... non manca niente, perché comunque si è vicino a tutti i servizi essenziali e 15 minuti di macchina penso servono anche per attraversare Udine. Quindi non c'è nessuna differenza alla fine? Io penso di no, e sabato e domenica se non ci si vuole muovere si è già nella pace, in un posto tranquillo. Vivere in montagna sicuramente per una persona che ci è nata è la normalità, però per molte altre persone che invece sono abituate a vivere a valle, quindi in pianura, vedono questo vivere come qualcosa di difficile. Quali sono le difficoltà del vivere in montagna e quali invece le risorse e le opportunità? Difficoltà... Per una donna? Ma basta organizzarsi, di fatto non ce ne sono. Se escludiamo le giornate di neve intensa, non ci sono problemi, insomma. E durante le giornate di neve? Se la strada è aperta si scende e si fa tutto normalmente, insomma. Non... Penso di aver perso una giornata di lavoro in 11 anni. Quindi... Lei è legato al suo territorio? Sì, questo sicuramente. Andrebbe mai a vivere a Udine? No, non penso che mi adatterei facilmente. Perché? Troppa confusione e poi comunque penso che a livello di spostamenti, di organizzazione, i problemi di fatto siano gli stessi. Nessuno ha tutto sotto casa, neanche in una grande città. Che cosa le piace della sua montagna? Tutto, i vari aspetti, perché non è che da Tolmezzo in poi ci sia soltanto montagna impervia, ci sono bellissimi paesi, bellissime persone, tutto da scoprire. La montagna si sta spopolando, questa è una delle problematiche che affliggono gran parte della Carnia, però lei ha deciso di rimanere qui. Sì, perché dove ci sono persone, ci sono bambini, c'è vita, c'è... più probabilità comunque che i servizi rimangano sul territorio.